Materia prima italiana, semilavorato italiano, manodopera residente in Italia. Un'azienda che realizza i suoi prodotti con questi criteri, qualunque sia il settore, può essere certificata col marchio unico nazionale e accedere, dopo l'accordo siglato tra Conflavoro PMI e Banca Monte dei Paschi, al plafond di 100 milioni di euro messo a disposizione da MPS per coprire le varie necessità finanziarie. Un credito a tutela del Made in Italy, insomma. I 100 milioni di euro copriranno tutti i finanziamenti destinati a creare nuovi investimenti o a finanziare gli investimenti già in corso e a coprire quelle esigenze di incremento del capitale circolante delle aziende. Questo con l'obiettivo di aiutare l'impresa a sviluppare la propria attività e a crescere. I 100 milioni poi serviranno anche per coprire quelle che possono essere le esigenze di liquidità imprevista che l'azienda richiede nel corso dell'attività. Non sono moltissime le aziende in Toscana che hanno chiesto la certificazione, solo una decina per ora. Devono ancora capire la convenienza che potranno avere nel lungo periodo, è la spiegazione di Pecora. L'ambizione però è quella di incrementare i numeri. Noi ci siamo posti un obiettivo di raggiungere almeno 50 nuove aziende certificate in Toscana sulle diverse filiere. Perché 100 milioni di euro potrebbe essere solo l'inizio? Certo, noi lo abbiamo stanziato come primo inizio. Potrebbe essere un'idea quella di coinvolgere anche altre banche in iniziative del genere? Assolutamente sì, cioè l'obiettivo nostro è di non rilegarci in un accordo bilaterale.